Newsline, filo diretto con l'informazione. È stata riaperta al pubblico il 4 dicembre nel centro storico di Candela, in provincia di Foggia, la casa di Babbo Natale, allestita insieme al Museo del Giocattolo nel seicentesco Palazzo Ripandelli. Allestiti nel centro storico del paese foggiano anche i tradizionali mercatini di Natale. Sabato scorso è stato acceso anche il grande albero posizionato davanti all'ingresso della chiesa. La casa di Babbo Natale sarà visitabile fino al 6 gennaio 2022. Un 5 al Superenalotto da 59.655 euro è stato centrato lo scorso 4 dicembre a Monte Scaglioso in provincia di Matera presso un punto vendita Sisal in viale Kennedy. Lo ha reso noto la stessa Sisal evidenziando che il jackpot è arrivato a 120,8 milioni di euro. Nel comunicato è specificato che nell'ultimo concorso Superenalotto Superstar ha assegnato 454.331 vincite e che l'ultimo 6 da oltre 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio scorso a Montappone in provincia di Fermo. Sono state 125 le vincite milionarie con il 6 realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi. Dopo l'esordio con le due repliche di Hill in the Cave del primo fine settimana di dicembre, proseguono gli appuntamenti con Stille d'Inverno, calendario di eventi in occasione del periodo natalizio nelle grotte di Castellana in provincia di Bari. Il 9 dicembre si esibirà Tosca con Morabeza. Il 10 dicembre è in programma lo spettacolo Hill in the Caves Dante Jukebox. Quello con Tosca è il primo appuntamento della stagione con la musica live nella caverna della Grave. La tessitura del concerto ha un filo conduttore cucito da Massimo Venturiello, che cura anche la messa in scena sulle parole tratte dal canto alla durata di Peter Handke. In scena con Tosca ci saranno i musicisti diretti da Gio Barbieri, Giovanna Fumulari al violoncello, pianoforte e voce, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Elisabetta Pasquale al contrabbasso e voce, Luca Scorziello alla batteria e percussioni, Fabia Salvucci alle percussioni e voci. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticket One. La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un giovane perché trovato in possesso illegalmente di circa 300 grammi di marijuana. Nel corso di specifici servizi svolti allo scopo di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra mobile hanno fermato un giovane 18enne materano già noto alle forze dell'ordine per essere stato segnalato in passato per uso personale di droga per procedere a un controllo. Sin da subito il giovane ha mostrato segni di agitazione e di insofferenza, perciò, insospettendo gli operatori che hanno proceduto alla perquisizione personale, il ragazzo ha allora spontaneamente estratto dalla tasca del giubbotto e consegnato agli agenti un contenitore in metallo contenente 2,8 grammi di marijuana. Le operazioni di perquisizione sono state estese all'abitazione del giovane con esito positivo. All'interno della sua cameretta, in uno zaino all'interno di un ripostiglio, sono stati rinvenuti altri 268 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, bustine e altro materiale per il confezionamento delle singole dosi di droga. Parte della sostanza rinvenuta era già divisa in dosi da 3 grammi o da 10 grammi, pronte per la vendita. Il GIP del Tribunale di Matera ha convalidato l'arresto e contestualmente ha disposto la liberazione del giovane, ma imponendogli l'obbligo di dimorare a Matera e della firma in questura. Una bomba è stata piazzata e fatta esplodere davanti alla sala cinesca della farmacia Simone in una zona centrale di Monte Sant'Angelo nel Foggiano, di proprietà della compagna del comandante della stazione Carabinieri della città. La deflagrazione è stata udita da gran parte della popolazione. Ingenti danni all'attività commerciale, stimati tra i 40 e i 50 mila euro. Sul posto hanno operato i carabinieri. Non si esclude che possa trattarsi di una ritorsione o un atto intimidatorio per l'attività svolta dal militare, compagno della titolare della farmacia. Sono in corso le indagini per cercare di risalire agli autori dell'attentato, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza. Controlli a tappeto per chi scende dagli autobus extraurbani che arrivano a Potenza, a Campione, nelle zone vicine agli istituti scolastici. E questo è il quadro che si presenta oggi nel capoluogo della Basilicata per i controlli più stringenti sul Green Pass. Nei terminal bus di Potenza, dove arrivano le autocorriere dagli altri centri della regione e da altre regioni, la Polizia Municipale ha controllato tutte le persone in arrivo. Una di
loro è stata sanzionata perché priva del Green Pass. Davanti alle scuole i controlli sono stati fatti a campione, ma gli agenti operanti hanno anche parlato con i ragazzi, sottolineando l'importanza di avere il Green Pass. Secondo quanto reso noto dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, sono circa 200 i rappresentanti delle forze dell'ordine che partecipano ai controlli. Controlli che sono stati fatti anche a Matera, nella stazione di arrivo dei bus. Le verifiche, è stato spiegato, continueranno a campione sia per i viaggiatori sui mezzi pubblici sia per i locali, in particolare nei ristoranti. Newsline, filo diretto con l'informazione.